Одного ранку, ще й на світанку, земля стрикнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба колони танків і заревів старий Дніпро. Questi giorni abbiamo la seconda anniversario della guerra, che di fatto è stata iniziata 10 anni fa, e non solo a Napoli ma anche nel tutti le città dell'Italia del Sud abbiamo manifestazioni di ucraini e nostri amici italiani. E purtroppo la guerra non è stata finita mai, abbiamo bisogno di aiuto, assistenza, sostegno, perché di fatto la guerra non solo in Ucraina, la guerra qua in Italia, in Europa, in tutta Europa, perché i russi non vogliono di fermare solo l'Ucraina, vogliono di vedere un grande russo dal Vladivostok fino a Lisbona. Perciò dobbiamo proteggere adesso tutti insieme i nostri valori della democrazia e libertà. Qui oggi per ricordare il secondo anniversario dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina e per ricordarne altri 10 di invasione russa al territorio ucraino. Siamo qui per ricordare che è importante quello che sta succedendo dall'altra parte d'Europa, perché fa parte dell'Europa e queste persone, questo paese è stato aggredito proprio per la sua voglia di libertà. Perché avvicinarsi al pensiero europeo, ai valori occidentali, ai diritti civili, a tutto quello che noi abbiamo conquistato in 70 anni e più di storia, ha spaventato così tanto l'autocrazia russa da volere la distruzione dell'Ucraina e la sua sottomissione. Putin non si fermerà qui, ma quello che è importante ricordare oggi è che noi siamo in grado di dimostrarci solidari e che un'Europa unita è in grado ed è possibile che si affermi come come principale attore della democrazia nel mondo. Quello che è importante qui oggi è ricordare che la comunità ucraina e la comunità napoletana si parlano e si incontrano per ricordare che se vogliamo davvero difendere i valori della democrazia e della libertà, forse ad oggi guardandoci allo specchio non ci riusciamo, ma se guardiamo all'Ucraina capiamo davvero cosa significa la libertà. Per ricordare 10 anni di guerra che sta in Ucraina, che l'aggressione russa è iniziata, ripeto, 10 anni fa. Siamo qui per ricordare 2 anni del genocidio. Di genocidio che significa morte dei civili, morte dei bambini e delle donne. E noi vogliamo, come slogan di oggi, dire Putin deve pagare. Noi sosteniamo slogan del presidente americano che ha detto che finché Putin non paga questa guerra non finisce. È la regione dove c'è la più grande popolazione ucraina in Italia, quindi è molto importante che si svolga qui questa manifestazione. Io volevo leggere qualche cartello perché meritano questi cartelli. Non è ancora morta dell'Ucraina né la gloria né la libertà, e questo lo pensiamo tutti. E voglio leggere questo cartello qua che è ancora più importante. La Russia usa le armi proibite dalla Convenzione di Ginevra e Putin ha usato un'ultima arma per uccidere un dissidente russo qualche giorno fa, al quale non si dà neanche la dignità di avere un funerale, non si restituisce il suo corpo alla madre, alla moglie. Questa è una vergogna. Putin ha ucciso anche la Politkovskaya, che era un'altra giornalista, e ne ha uccisi tanti giornalisti. Ora il mio pensiero va a tutti quei giornalisti che per raccontare la verità rischiano la loro vita. C'è una cosa che si chiama in italiano assuefazione. Ti abitui a quelle immagini, non ti sembrano vere. Questa signora c'ha un cartello e c'è scritto sopra: il tuo silenzio uccide. Perché se non si parla più di una guerra, quei morti, quelle stragi, quei crimini contro l'umanità non esistono più. E in questo paese, nel mio paese, dove vivete anche voi, se ne parla troppo poco di quello che succede in Ucraina e di quello che è già successo. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.